Allora, Massimo, cioè, sei stratega delle vittorie impossibili. Casalmaggiore sembrava impossibile. Guardando quello che è successo nelle ultime due settimane, anche questa sembrava molto complicata. Era molto complicata perché onora Conegliano che dopo un primo set dove ha faticato, dopo è entrato in partita. Però direi un bravissimo alle ragazze, stasera sono state strepitose, appunto per questo venivamo forse un pochino, ci avevano fatto abbassare un po' la testa in queste finali, siamo partiti facendo vedere che la testa era alta, altissima e brave, brave, sono molto felice perché questo è un gruppo che ha lavorato 9 mesi insieme, ha lavorato tantissimo e chiudere in questa cornice con una vittoria di Champions League è una cosa fantastica. Che hai superato Zidane nelle vittorie di Champions come allenatore? Ho superato? Zidane. Ah, poi con quattro squadre diverse è una cosa che mi inorgoglisce molto perché non è facile vincere già, poi mi fa piacere, poi Novara penso che per la storia che ha come società meritava questa vittoria. E sono molto guarda, felicissimo ancora adesso come tutte le volte, bisogna un po' metabolizzare, penso che stasera sia da festeggiare tantissimo. Guarda là dietro Francesca Piccinini con sua nipote, 7ª Champions League per lei e la nipote non ne ha viste neanche la metà. Altro che Zidane come numero di vittorie, ha superato Ronaldo, messi insieme mi sa. Sì, bella partita, bello. Complimenti ancora Massimo. Roby.